Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Mara Venier si è aperta senza filtri in un'intervista al Corriere, raccontando la sua gioventù con sincerità. La conduttrice ha ammesso di essere rimasta incinta a soli 17 anni e di aver sposato il padre del bambino per una questione di convenienza, ma lui l'ha abbandonata la stessa sera delle nozze per inseguire il sogno di diventare attore a Roma. Mara ha ricordato con nostalgia il suo primo incontro con il ragazzo che sarebbe diventato il padre di sua figlia, avvenuto in Piazza Ferretto durante l'adolescenza. La gravidanza è stata una sorpresa per lei, che non sapeva nemmeno come si facevano i bambini. Il matrimonio è stato l'unica soluzione, nonostante non abbia avuto il coraggio di dirlo ai genitori. La sera stessa delle nozze, Mara si è ritrovata sola con un futuro incerto e un pancione da portare avanti. Nonostante le difficoltà, ha deciso di tenere la bambina, Elisabetta, nonostante i consigli degli amici che le suggerivano di non farlo. I genitori di Mara hanno dovuto firmare per il matrimonio riparatore, dato che lei era ancora minorenne. Nonostante le difficoltà e la vergogna, Mara ha ricordato con affetto la sua infanzia e adolescenza come un periodo felice, nonostante la mancanza di ricchezza materiale. La famiglia Venier è abituata a essere felice con poco, e questo ha segnato profondamente con lottare.